Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Parola del Signore. Celebriamo la festa di Santa Donata, celebriamo questa piazza. Il sogno era di fare la festa nella chiesa del convento. Speriamo che prima o poi i lavori inizieranno. Sì, perché chi abita vicino aveva notato che avevamo portato la ditta, aveva portato l'imbarcatura, abbiamo spostato i banchi e poi fortunatamente i lavori non sono ancora iniziati, però c'è la speranza. La festa di Santa Donata, vergine e martire insieme con altre sei, è una festa che ci celebra, penso, almeno quello che ho voluto cercare e trovato, in questa a Settignano. Non c'è tante cose scritte sulla vita di queste sette persone che sono state uccise per causa del Vangelo. Soltanto ci deve essere un motivo per cui a Settignano c'è stata la festa di Santa Donata. Il motivo semplice è che, essendo una festa di fede, è sempre qualcosa di utile per noi se lo viviamo cristianamente. Però storicamente, anticamente, ci dovrebbe essere il motivo per cui gli abitanti di Settignano hanno scelto Santa Donata e hanno scelto anche di fare la festa. E mi dicevano che intorno alla festa c'erano altre attività, tra l'altro c'era la fiera che oggi non c'è. Riflettendo su questa festa, mi veniva in mente di proporre queste riflessioni. La festa di Santa Donata ha servito sicuramente gli abitanti di Settignano per molto tempo, come festa religiosa, anche come festa civile, come tradizione. Ha servito nel senso che la fede non la possiamo vivere in modo isolato, ognuno nella sua camera, nella sua stanza, e fare quello che pensa essere utile, però la fede serve anche come tessuto, un cemento sociale. Purtroppo oggi il mondo propone tante belle cose, tante belle iniziative, tante pubblicità, che le nostre tradizioni vanno scomparendo, non danno più quello che serviva a un tempo, all'epoca, per nutrire l'armonia e la vita sociale. La fiera del gelato, sicuramente ce ne sono tanti paesi che ne fanno a livello mondiale, non sarà a Cicco Cicco di entrare in competizione, però quella era uno dei momenti della festa di Santa Donata. A livello di questa sfida che offre il mondo, che cosa noi settingianesi proponiamo?
con quali armi affrontiamo le sfide del mondo se noi partiamo come credenti e come cristiani? Con che cosa cerchiamo di costruire la nostra società e la nostra parrocchia? Perché a queste servivano le feste e le tradizioni, che purtroppo oggi non danno più la stessa carica e la stessa energia che le persone, i nostri antenati, avevano trovato nelle queste feste religiose. È una sfida che non può essere soltanto del comitato che ha preparato la festa, e lo ringraziamo per l'impegno. Una sfida che non può essere soltanto del parroco o della chiesa, che non può essere delegato al sindaco o a qualche associazione che operano in Settignano. È una sfida che chiede la collaborazione di tutti noi. Abbiamo ascoltato nella liturgia della parola la prima lettura del libro dei Maccabei. Nel tempo della persecuzione, un signore anziano portato alla morte, gli viene fatto una proposta: fai finta di nulla, mangi quella carne, però noi ti proponiamo la carne che non è vietato, però non andare a morire per la carne, fai finta di mangiarla. Lui dice: che cosa offre alla gioventù? Se io faccio finta di osservare i comandamenti e scendo nella tomba con i capelli bianchi, con questa testimonianza falsa davanti alla gioventù. E questo è uno dei richiami forti di oggi per la testimonianza di noi persone grandi, persone adulti. Non dobbiamo soltanto dire che i giovani non fanno, ma noi che cosa proponiamo a loro? Che cosa siamo davanti a loro per convincerli a fare una vita onesta, una vita laboriosa, una vita dignitosa? Se celebriamo la festa di Santa Donata, Vergine Martire, è proprio perché siamo convinti che vivere da cristiani ci vuole una vera e una forte testimonianza. Ci vuole anche l'impegno sociale nella nostra vita quotidiana, nei nostri incontri, nel nostro lavoro, nelle nostre chiacchiere. Ci vuole una vita seria che ognuno di noi è chiamato a realizzare.